Il programma è offerto da Enterprise Solutions. 9.46 in questo venerdì 28 gennaio, rientriamo puntuali in studio e diamo un buongiorno a Tiberio Timperi. Buongiorno a tutti quanti voi. Allora, lo dico subito, sono in bicicletta. Oh, davvero? Come faceva Cocciante, passeggiando in bicicletta. Ah. Allora, direte voi che e dove sei? In questo momento sono via Bassano del Grappa, via ad alto tasso etilico. C'è un gatto nero che sta bevendo dell'acqua e mangiando, perché a Roma le cantare ci sono, sì. E comunque insomma, i gatti di Roma, vuol dire, hanno la loro dignità. E niente, stamattina mi sono alzato presto perché dovevo andare dal mio pedicure, che è in piazza da Lorenzo e Lucina. Sì. L'unghia incarnita è un problema. È un problema, signora, sì. Mia. E sono uscito alle 7, poi ho mollato l'automobile, ho tirato fuori la bicicletta e mi sono fatto una passeggiata in una Roma silenziosa, in una Roma dove non c'era, sai che vuol dire, nessuno. Che meraviglia. Bellissimo, bellissimo. E ho pensato che se a Roma molti cominciassero a prendere la bicicletta, probabilmente le cose andrebbero meglio. E soprattutto ho capito, ma questo lo sapevo, oggi l'ho toccato con mano, ancora una volta di più, che per non avere fretta bisogna uscire prima. Se tutti ci uscissimo prima sarebbe molto meglio. Giusto. Sulla strada del ritorno, dalle parti del tribunale, sì, con la mia bicicletta, passo l'incrocio col semaforo verde, una signora con un altro, probabilmente due avvocati, avevano tutta l'aria giaccati, incravettati, eccetera, eccetera, fanno per attraversare con il semaforo pedonale rosso. Io mi accorgo di non essere visto, cerco di schivarli, poco ci manca che finisco per terra. Bene. E ho detto, dico, scusi, ma vabbè, ma lei deve stare attento, controlli. No, dico, guardi, lì c'è il marciapiede, il semaforo è rosso, lei se ne deve stare lì. Dico, certo, rispetto delle regole. E questa praticamente non ha voluto ammettere la sua colpa, si è anche fatta girare i coglioni. Oh, e allora bene, me li faccio girare io i coglioni. Perché? Perché mi rendo conto che ormai nessuno chiede più scusa e ammette il torto. Oh, vero, per carità, anch'io a volte infrango le regole, ma quando infrango le regole, A, sono consapevole di infrangere le regole, certo, e B, nel caso in cui qualcuno me lo faccia notare, sono pronto ad ammetterlo e a chiedere scusa. Ecco, il nostro sta diventando un paese dove ormai sono saltate le regole e quando anche uno ce lo fa notare non chiediamo più scusa, non facciamo un passo indietro, cioè al nostro errore replichiamo con l'arroganza e la prepotenza. Verissimo. Ed è una cosa imbarazzante e ormai la stiamo vedendo dappertutto, nel quotidiano, nel reale e anche nel virtuale, perché in televisione ormai sono saltate tutte le regole. Vabbè. E quello che stiamo vedendo in questi giorni rafforza sempre di più il mio desiderio di andarmene via. Devo dire la verità, ognuno di noi ha le sue colpe, probabilmente anch'io avrò fatto trasmissioni non proprio edificanti, ma ho sempre cercato di tenermi lontano da certe situazioni. Stanno saltando le regole e provo profondo disagio, anzi non voglio dire disagio, dico disgusto morale per tutto quello che sta accadendo. Il rovescio della medaglia è che nei bar, ad esempio, si parla di Rubi, si parla di Berlusconi, si parla della politica, si parla di tutto, cioè la gente ha riscoperto comunque un minimo di dignità, non lo so, però tutti si lamentano e la cosa drammatica è che non succede nulla, no, non cambia nulla. Camarille, interessi privati, andiamo avanti con la legislatura. Ma io oggi ho letto i giornali, sì, li aspettavo avidamente. Ho letto i giornali e sono rimasto a bocca aperta. La Minetti che dice: sì, facciamo come la Carfagna, così ci pagano tutti. Tanto pagano i cittadini. Tanto pagano i cittadini. Complimenti. No. Allora, su questa dichiarazione, perché voglio dire, non è che è il giudice che è di sinistra che se l'è inventata, c'è una registrazione audio. Certo. Allora, io lavoro per la RAI, che è servizio pubblico, non sono un interno, sono un esterno, per cui posso essere cancellato da un momento all'altro, però ho sempre in mente il contribuente e cerco di dare onestamente al cittadino quello che lui si aspetta e cerco di non approfittarmene mai. Ora, la Minetti dice una cosa del genere? Sì. Beh, io ti tolgo il passo, l'ostracismo. Io recupererei l'ostracismo. Praticamente si scriveva il nome di una persona su un coccio di terracotta nell'antica Grecia e a quel punto quella persona era morta civilmente e socialmente, non potevi neanche più nominare il nome. Questa signorina, voglio dire, sì,
vabbè, signorina, signorina, quello che è, beh, senso, signorina è un segno di rispetto, di, prende 10.000, io non voglio essere demagogico, qualunquista, per carità, voglio rifugio, prende 10.000 euro al mese e non dice neanche grazie, e dice sì, capito, tanto mi piazzo lì e no. C'è, tanto paghiamo noi, ma certo. C'è qualcosa che non va. Io credo che veramente se ne, c'è una sorta di filo conduttore con quello che si diceva ieri con Marcello Micci, il maestro. Bisogna avere il coraggio di indignarsi e dire a casa, vergognarvi, non so se tirare preservativi, se tirare monetine, ma veramente, cioè, ma vogliamo andare avanti così? Con questa arroganza di queste persone che si permettono di dire queste cose? No, cioè veramente, non, io credo che anche in seno al PDL, dove, perché poi parliamoci chiaro, non è che il male sta tutto da una parte e il bene tutto dall'altra, le persone no, stanno dappertutto, ma io credo che all'interno del PDL milanese ci sono tanti e tre di quei mal di pancia, perché poi la politica è fatta di passione, è fatta di impegno, è fatta di gente che va a attaccare i manifesti, è fatta di gente che va a, come dire, a propagandare la sua verità, il suo credo, che ha la stessa dignità, cioè la verità di sinistra ha la stessa dignità della verità di destra, della verità di centro, e anche qui poi mi verrebbe dire basta con queste ideologie, sì, quello che conta è il buonsenso, un parcheggio interrato non è né di destra né di sinistra, è un parcheggio interrato che serve alla comunità, certo, e la comunità è eterogenea. Insomma, scusate lo sfogo mattutino, ma io francamente non ne posso veramente più. Detto questo, mandiamo un po' di SMS, lanciamo questo sasso nello stagno dell'etere, mm-hmm, e vediamo quello che ne viene fuori, per vedere se sono io che sono un bacchettone moralista che ormai ha perso il treno della storia, o forse c'è qualcuno che la pensa come me. Vediamo un pochino. Voglio vedere se mi danno del destrorso o del sinistrorso, perché a questo punto voglio capire, perché io non, sono in crisi, non riesco più a identificarmi. No, beh, forse perché no, non c'è più nulla in cui identificarsi, questo potrebbe essere un altro argomento di conversazione. Comunque intanto chiediamo ai nostri ascoltatori di scrivere al 342-41-51-406. Musica.
questa Moonlight Shadow, è una scelta tua, Tiberio. Quella sì, ma all'epoca mi fece due scatole, pensa. Sì. Questa canzone dovrebbe essere del 1984-85, all'epoca facevo la Hit Parade su Radio 2. Sì. E questo disco rimase al primo posto per tutta la durata del mio contratto, cioè sei mesi. Non sapevo più che inventarmi per dire al primo posto questa settimana Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow, che bella però, insomma. SMS. Allora, intanto c'è scritto Barbara, che sicuramente tu parlavi all'inizio, ha scritto: buongiorno Tiberio, che bello andare in giro in bicicletta. Io spesso lo faccio la domenica mattina, Roma è vuota e se possibile ancora più magnifica. Ho scoperto una ciclabile che parte dalla Rai di Saxa Rubra e arriva fino in centro. Meravigliosa. Ma è meravigliosa, è fantastica. Certo, ogni tanto trovi qualche cretino che passeggia, ma certo. No, è ciclabile, è fantastica. Bisognerebbe fare come in Olanda, sai che fischiano e non si spostano, al limite li travolgono. Io una volta ad Amburgo sono stato messo sotto perché da italiano medio sì. Stavo sulla ciclabile e non me ne sono reso conto. Certo. È ciclabile. Sì, sì. È pedonale, se no. Vai, andiamo avanti. Esatto. Dai. Paola ci scrive: Tiberio, ma dai, è una brava puntini politica. Sa prendere le cose di petto senza farci sfuggire nulla. Ovviamente riferimento a Minetti. Sì, però vedi, noi ci ridiamo sopra, non c'è da ridere, c'è da indignarsi, dire che schifo, mandate a casa. Bravo, bravo. Infatti ci scrive subito dopo Matteo che dice: assurdo che noi persone comuni, se anche facciamo una pausa troppo lunga al lavoro, veniamo richiamati e queste persone fanno tali affermazioni e nessuno le mette in discussione. È allucinante. Decisamente un tono un pochino più sarcastico. Mentre Filippo dice: qua il problema non è destra o sinistra, ma che non c'è più nessuno che fa veramente il bene di questo paese. Vero, vero, sono saltate le regole, ognuno si fa gli affari suoi. E questo è il discorso. E tra l'altro quello che dicevate ieri in diretta insieme a Marcello e al maestro è molto importante, quello che sottolineavi del fatto che non è tanto quello che uno propone, ma che lo propone solamente per dar di contro a qualcun altro. E quindi non per il bene, cioè questa è la cosa assurda. Non è un mistero, le ultime elezioni non ho votato perché non sapevo chi votare, tra l'altro avrei dovuto annullare la scheda perché solo annullandola veramente non dà il voto. Esatto. Comunque oggi si vota contro, ma del resto non ha senso andare alle elezioni con questo sistema elettorale. Comunque andiamo avanti, altri messaggi? No? No, per ora siamo fermi così. Va bene, quanto manca? 4 minuti? No, c'hai un minuto e mezzo. Porca miseria. Già. Allora, Corriere della Sera, pedoni al telefono vietati per legge, si muovono due stati americani, troppi incidenti, al bando anche le cuffiette per la musica. Io ho l'età per ricordare. Come pedoni al telefono, cioè non posso andare per strada e parlare al telefono. Ma senti, parliamoci chiaro, quando attraversi e stai al telefono, devi non guardi, sei concentrato sulla telefonata. Dì. E se tu sai, come sto attraversando sulle righe, ho capito che attraversi sulle righe, però questo non ti esime dal fatto dal guardare chi sta arrivando. No, qualcuno sì. Si ferma anche. Però insomma, oggettivamente una volta ho salvato una ragazza che aveva l'iPod e la stavo per tirare, perché con l'iPod non senti, attraversi e vai. Tra l'altro io ho l'età per ricordare, ai tempi del liceo, quando andavo al Newton in Viale Manzoni, il Walkman della Sony. Sì, ce l'ho ancora a casa. All'epoca, tientelo da parte perché è un pezzo da collezionare, bello, un po'. Sì. Bene, andava di moda a girare col motorino con il Walkman e hanno incominciato a fare le prime multe, giustissimo. Sì. Cioè, il problema è che ormai va di moda il multitasking, mi spiego. Sento la musica, però intanto scrivo a macchina e poi faccio un'altra. No, se fai una cosa, devi fare quella e la fai bene. Poi per carità, l'iPod quando fai la palestra può anche aiutare, eccetera, eccetera, anche se mi mette una tristezza la palestra, tutti gli imbecilli che corrono con l'iPod. Scusate, solleverò delle proteste. Sì. Se vai in palestra, vai per socializzare anche, no che ti metti lì con l'iPod come stai in un mondo che non esiste. Cavolo, socializzi, poi magari vanno a casa e su Facebook si fanno venire l'epicondilite dobbiamo essere tutti quanti un pochino meno tecnologici e meno digitali e più analogici. La vita è bella, forse è meglio. Guardiamoci negli occhi e a volte impariamo anche a chiedere scusa. Basta. Scusate, ma oggi ero proprio nero. Capita, Tiberio, capita, insomma. Spero che serva però un po' di sana indignazione. Ciao! Ciao! Ciao. Il programma è stato offerto da Enterprise Solution.